Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di Inio Asano Eroi, un manga pubblicato da Panini Comics Planet Manga, uno speciale one shot brossurato con sovracoperta, 176 pagine a 12,90€, ma un motivo fondamentalmente c'è. È infatti un albo a colori, o più probabilmente in tricromia, bianco, nero e rosso, piuttosto atipico per un manga. Sotto la sovracoperta troviamo fondamentalmente la stessa immagine, ma priva di personaggi e in bianco e nero. Devo dire affascinante e a suo modo sensata se vi leggete il fumetto. Un volume unico, una storia completamente autoconclusiva in 8 capitoli. In Giappone il manga si intitola Yusha Tachi, che tecnicamente credo significhi noi coraggiosi, o quantomeno è quello che ho dedotto da Google Translate. È stato pubblicato sulla piattaforma digitale di Shogakukan, Ura Sunday, dovrebbe essere considerato un seinen, credo, e la serializzazione è durata da marzo 2015 fino a ottobre 2018, quindi decisamente sporadica. Ma di cosa parla esattamente questo manga? Un gruppo di eroi destinati a sconfiggere il male. Li troviamo fin dal primo capitolo alla fine della loro impresa. Si apre infatti proprio con la sconfitta delle forze del male, che in qualche modo si erano impadronite di uno di loro, lo strano maialino antropomorfo Maial Bei. Da qui in poi inizierà il loro viaggio verso casa per tornare ad una civiltà finalmente libera dalle forze del male. O almeno è quello che appare. Chi sono i nostri personaggi? 15 eroi, 14 se escludiamo il povero Maial Bei già morto, ognuno con caratteristiche molto molto particolari e bizzarre, e ognuno presumo dotato di particolari capacità. Troviamo Yume-chan, una bella ragazzina. Coniglietto, il suo coniglietto, le sta tipo sulla spalla. Principessa, principessa ragazza di faccio di costumi, fatemi usare una parafrasi che non vorrei qualcuno si offendesse, che è fondamentalmente una strana ragazza, non si capisce nemmeno se è umana, vestita in lingerie sexy e decisamente orribile. Poi c'è Sanbaizu, che non so cosa sia, il suo nome è una salsa fatta di aceto, soia e zucchero. Coccodrillino, che sembra una sorta di coccodrillo dei cartoni animati. Muscolo metallico, fondamentalmente un cavaliere in armatura, nonché fidanzato di principessa, sempre quella parafrasi lì. Bun Shun, che è una sorta di maid sexy, però con la faccia da ragazzina bruttina coi dentoni. Il re delle mosche, fondamentalmente una mosca antropomorfa. Panda Reggiseno, una ragazza in reggiseno e mutandine, ma con la faccia da panda. Mascherin Sane, che non so se si legge così o se si legge Mascherin Sane, non ho la minima idea. Così come non ho la minima idea di chi cavolo sia. Fondamentalmente è un ominide con la testa allungata su cui ci sono tre facce. Boh. UFO Gatto, che è decisamente più semplice, è un gattino in un UFO. Yamamoto, che sembra una sorta di studente o impiegato con in mano una cartelletta. Allucinante, un faccione semovente, ha delle sorte di tentacoli su cui si sposta con delle antennine e che si esprime tipo a versi. E poi Lord Jay Suttokobich, che è il tipico anziano saggio tipo professore boh. Detto così, tutto sembra molto strano e senza senso, e probabilmente lo è. Ma, come spesso nei manga di Asano, la cripticità che li contraddistingue e tutta l'assurdità di quello che accade nasconde spesso dei significati profondi, anche se non sempre così immediati. Nel corso dei vari capitoli vedremo i nostri eroi soccombere alle forze delle tenebre. Forze delle tenebre che inevitabilmente, ogni volta che sono sconfitte, ripetono lo stesso mantra. Ve lo leggo. La mia oscura anima è in peritura, scomparirà solo quando ogni cosa tornerà a non esistere più nel nulla primordiale, perché finché gli umani esisteranno e resteranno tali, potrò nascondermi nei loro cuori. Già da queste parole potete capire grosso modo come si evolverà il fumetto. Non sto ovviamente a descrivervi la trama passo per passo, vi basti sapere che la foresta nel quale sono immersi i nostri eroi resterà fondamentalmente per tutti i capitoli l'unico ambiente che incontreremo. Rimane abbastanza misterioso il motivo per cui i nostri eroi tendono a cadere vittima delle tenebre, forse l'influsso della foresta, forse un'oscurità che è già in tutti i loro cuori fin dall'inizio. Tirando rapidamente le somme, un fumetto che mi è piaciuto molto, graficamente assolutamente irreprensibile. Inio Asano immagino lo conosciamo.
conosciate bene, ormai, se non lo avete fatto è il caso di farlo, le sue opere sono numerose. Forse l'unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è proprio il fatto che il fumetto sia in tricromia. Ora, non trovo che aggiunga poi così tanto di più. Certo, avere un po' di colore male non fa, però avere sempre e solo il rosso nell'intero fumetto non è che ci diventa così utile alla fine. Diciamo, una variante sul tema. Si ritrovano comunque tutti i caratteri abbastanza tipici di Asano, desideri sessuali piuttosto bizzarri dei protagonisti, passati oscuri, le molestie, e c'è pure spazio per un po' di critica sociale. Insomma, dietro un fumetto che potrebbe sembrare semplicemente un'avventura divertente, almeno all'inizio, si nasconde qualcosa di decisamente più profondo e che forse meriterebbe anche più di una lettura per comprenderne completamente il significato. Ora, ovviamente non aspettatevi qualcosa di incredibilmente pesante, per quello, se volete c'era Iraku, decisamente più angosciante. Questo è una via di mezzo fra la commedia e il dramma in costante oscillazione. Ve lo consiglio? Sicuramente sì. Un fumetto piacevole, forse un po' caro, ma che difficilmente scontenterà sia i fan di Asano che in generale gli amanti del manga. Per tutti gli altri, non lo so, magari dategli un'occhiata in fumetteria, può essere una lettura piacevole anche per voi, con cui variare un po' le vostre frequentazioni fumettistiche. Quindi, con questo, direi che è tutto. Ciao! Come sempre, vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che ho appena aperto il gruppo Telegram. Potete iscrivervi e venire a parlare con noi di fumetti tutto il giorno, tutti i giorni. Oh, che bello, oh, che bello! Seguitemi poi anche su Instagram, dove pubblico tutte le copertine di Colazione a Fumetti e delle storie in cui litigo con Panini. E poi venite a trovarmi su Twitch, in live, tutte le mattine dalle 8.30 alle 10 e presto in tante nuove finestre live, visto che è agosto e... boh, non lo so. Comunque, in ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.